attacco e difesa con strumenti open source. Allora, cosa impareremo da questo intervento? Punto primo, la sicurezza informatica che cos'è? Sembra una domanda semplice, dalla risposta facile, non lo è per nulla. Vedremo come ragiona un attacker, attenzione, non ho detto hacker, ho detto attacker, quindi faremo bene la differenza anche etica e tecnica che c'è dietro un determinato vocabolo. Attacco e difesa, vedremo se riusciremo ad avere il tempo, anche perché vorrei dare comunque anche il tempo a Mario di fare i suoi approfondimenti, quindi vedremo un pochino di casi di studio e casi reali, e poi i limiti e ostacoli che sono propri insomma della sicurezza informatica. Per seguire appieno questo intervento vi consiglio comunque di avere delle nozioni basilari per quanto riguarda le architetture di elaborazione di rete. Ovviamente non è una peculiarità, anzi penso che la maggiore peculiarità sia quello di avere curiosità e spirito di iniziativa e poi soprattutto permettetemi questo think evil. Perché think evil? Allora cominciamo a chiarire una cosa. Questa terminologia non è di origine Apple, ok? Almeno cominciamo a chiarire questo piccolo dettaglio. Think Evil è un leitmotiv di tale Patrick Haim, amministratore di un'azienda statunitense, tale Kaiser Permanente. È un'azienda farmaceutica. Direte voi, che cosa c'entra un'azienda farmaceutica con la sicurezza informatica? C'entra anche molto. Infatti la Kaiser Permanente viene visto appunto come un esempio per quanto riguarda i casi di studio di sicurezza informatica. Allora, la sicurezza informatica che cos'è? Punto primo, non riguarda solamente le grandi aziende, non riguarda i governi, ma riguarda i dati di tutti noi. Infatti le nostre informazioni, e questo insomma, ci deve far riflettere, in special modo insomma, le più sensibili, sono memorizzate in vasta quantità in rete. Il mercato della sicurezza. Facciamo un'analisi al 30 settembre 2012, vediamo che cosa è successo. Negli ultimi 6 mesi abbiamo avuto un aumento dello spam del 75% e del phishing via mail, una mail su 245, mentre 6 mesi fa era una mail su 424. Tutto questo ovviamente ha un costo in denaro e anche piuttosto elevato. Pensateci bene. Allora, da questo grafico ci sono praticamente i costi per quanto riguarda insomma, investiti contro il cybercrimine da parte di alcune nazioni come Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna. E pensate che il mercato della sicurezza muove una cifra pari a 400 miliardi di dollari l'anno. Droga e armi ne muovono 300 se tutto va bene. Il mercato della sicurezza è quindi importante. Il problema è che in Italia si ha una poca consapevolezza della sicurezza e infatti l'Italia è detentrice di un triste primato, cioè manca totalmente di una reale politica aziendale in fatto di sicurezza, a parte qualche caso sporadico. Perché succede questo? Perché la sicurezza non è solamente una questione di tecnologia, ma è anche una questione di attitudine mentale. Per capire bene la sicurezza bisogna ragionare in maniera tale da essere aperti anche a determinati confronti. Con questo che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che dobbiamo ben riflettere su attacco e difesa, ma attacco e difesa sono davvero inscindibili? Secondo voi attacco e difesa sono davvero inscindibili? No, non lo sono per nulla. E poi insomma c'è anche questa differenza etica, come ho cercato di mettere in evidenza già dalla prima slide, tra i black hat e i white hat, quindi c'è una differenza etica, non solo quella. Ovviamente c'è chi fa danni e chi no. Noi in questo caso, nei nostri casi studio, chiameremo chi fa danni attacker, in modo tale da avere una differenza netta. L'evoluzione della sicurezza e il rischio. Torniamo al concetto della prima slide, think evil. Perché think evil? Perché per catturare un ladro bisogna pensare come un ladro. Quindi che cosa serve? Serve passione incrollabile, capacità di prevedere le minacce e soprattutto difendersi in maniera proattiva. Questa è anche una cosa che dicevo ai ragazzi stamattina nell'install party. Bisogna porsi nei confronti di una distribuzione Linux in maniera proattiva, non bisogna subire le scelte fatte praticamente da chi ha in mano determinate decisioni per quanto riguarda i rilasci di quella distribuzione. Lo stesso ragionamento può essere fatto in pratica per la sicurezza. E soprattutto la giusta mentalità, che cosa vi porta? Vi porta praticamente a eliminare quegli automatismi, quelle azioni meccaniche che vi farebbero poi ripetere gli stessi errori fatti in precedenza. Il nemico principale della sicurezza è quindi la compiacenza. Come dice il dottor Spock in Star Trek, gli umani sono esseri affascinanti, sanno solamente reagire, non sanno proagire. Con questo che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che in pratica quando succede l'imprevedibile reagiamo, ma oramai è troppo tardi. E se ci pensate bene, questo non avviene solamente per quanto riguarda la sicurezza informatica, ma anche in tanti altri settori. Pensate magari a casi di cronaca come il terremoto, casi di edilizia, magari si poteva prevedere
tramite ovviamente determinate strutture, determinati ragionamenti, una determinata forma mentis in sede di progettazione, ma non si è fatto. Quindi è meglio evitare situazioni del genere, magari, per quanto riguarda la sicurezza. Questa vignetta mi è stata ispirata da una cosa abbastanza simpatica che mi è capitata l'anno scorso. Un cliente ha avuto un attacco sul suo server e si è ritrovato praticamente con reputazione danneggiata, ha dovuto pagare un bel po' di danni per cose sue, insomma. Ovviamente non vi racconterò i dettagli per questioni di privacy del cliente, però sappiate che molto probabilmente questo cliente, se aveva l'opportunità di prevenire l'attacco informatico che ha ricevuto tramite magari determinate politiche di sicurezza, molto probabilmente non si sarebbe trovato nelle difficoltà in cui è andato a sbattere. Adesso andiamo alla parte interessante. Bellina quell'immagine. Come ragiona un attacker? Ragiona in quattro fasi: footprinting, scansione, enumerazione e hacking. Qual è secondo voi la fase più interessante? Anzi no, qual è la più importante? Poi dopo diciamo la più interessante, anche perché la più interessante la risposta è pleonastica. Allora, da una parte c'è il partito della scansione a sinistra, a destra c'è la parte del footprinting. Ok, ci siamo quasi. Vabbè, potrei dirvi le prime tre. Ma sicuramente il footprinting ha una funzione peculiare. Footprinting, che cosa vi voglio dire con questo termine? Voglio dire proprio segnare le tracce, ok? Stiamo sondando il territorio, le tracce dell'obiettivo da colpire. La scansione ovviamente è scansione, non penso ci siano insomma altre terminologie per definirla, poi magari nelle slide successive vediamo qualche dettaglio proprio a livello di comandi da terminale su come effettuare una scansione. E l'enumerazione. Scansione ed enumerazione potrebbero essere simili tra di loro, non è proprio così. L'enumerazione non è altro che una scansione di oggetti che già riteniamo predisposti all'attacco, di oggetti, di istanze già predisposte all'attacco. E poi ovviamente c'è l'hacking, che in questo caso diciamo che possiamo già mettere in considerazione il fatto di valutare la differenza etica. Quindi per hacking o nel caso dei buoni parliamo di visualizzare il codice, studiarlo, frammentarlo affinché appunto si possa avere una maggiore conoscenza dell'oggetto con il quale abbiamo a che fare. Se invece l'hacking è votato alla modifica, ovviamente in questo caso stiamo parlando di attacker. Prima di esaminare le singole fasi, appunto con determinati comandi via terminale, anzi cominciate a volermi male, purtroppo non vedremo la parte più interessante per motivi di tempo, anche perché l'argomento è davvero molto vasto. La parte più interessante ovviamente è l'ultima, però insomma cercheremo di fare il possibile, anche perché le prime tre sono davvero importanti per quanto riguarda le fasi di attacco. Comprese queste, possiamo anche mettere in preventivo quelle che possono essere le contromisure, perché questa è la cosa più importante. La cosa principale di questo mio intervento, ho cercato di essere anche un pochino sui generis rispetto agli altri interventi di sicurezza preposti in questi 10 anni di Linux Day, si è sempre parlato di attacco. Ho pensato, parliamo anche di difesa a questo punto, perché sembra inutile parlare solamente di SQL injection, sembra qualcosa di stupido. Quindi vediamo anche come difenderci da eventuali attacchi. Allora, questo è un caso studio. Abbiamo individuato il nostro bersaglio. Lo step numero uno col quale ragiona un attacker è quello di garantirsi l'anonimato. Sembra normale, sembra facile. Non necessariamente lo è facile. E come ci si può garantire l'anonimato? Allora, ho citato 3 casi, ovviamente ce ne sono molti altri. Tor, Freenet e Tails. Allora, Tor, The Onion Router. Chi è che ha sentito parlare di Tor? Qualcuno lo usa anche? Ma soprattutto, come lo usate? Questa potrebbe essere un'altra domanda. Allora, che cos'è Tor? Tor è un circuito, è un intranet messa in piedi da dei volontari che installano sulle loro macchine degli Onion Proxy. Ok? Questi Onion Proxy creano una rete con crittografia avanzata, il cui compito è quello di agire appunto a strati. Questa azione a strati, appunto onion, quindi cipolla, garantisce l'anonimato tramite tecniche di crittografia avanzatissime. Personalmente lo sconsiglio, però insomma sono motivi personali, sono valutazioni soggettive, poi insomma magari ne possiamo parlare. Freenet funziona in maniera molto simile a Tor, solamente che non ha la stessa forza crittografica di Tor, e Tails, ce l'avevamo stamattina al banco help desk, è una distribuzione GNU Linux orientata totalmente alla privacy e all'anonimato. È basata su Debian, monta kernel 2.6.32, e dà tutti gli strumenti necessari per avvantaggiare un attacker nel portare il suo attacco nella maniera più anonima possibile. Step numero 2, individuare il bersaglio. Quando abbiamo individuato il bersaglio, così si sente meglio, passiamo subito all'analisi.
non vi spaventate del termine, The Swiss Army, nell'ambiente viene definito il coltellino svizzero, meglio l'arma definitiva per antonomasia, NMAP. Non c'è miglior strumento per analizzare il nostro obiettivo. Nel nostro caso studio, l'attacker che cosa fa? È particolarmente affezionato alle vulnerabilità sui server web. Quindi utilizza, la prima cosa che fa, apre il suo browser di riferimento, utilizza il suo motore di ricerca preferito e comincia a digitare quella stringa. Okay? Per quanto, ricordatevi, questo è un caso studio, non è un caso reale. E ci tengo a sottolineare questa particolarità. Anche perché per quanto riguarda la stringa che ho riportato qui in calcio alla slide, volevo ricordarvi che siccome da metà settembre, forse dal 20 settembre, i criteri di indicizzazione dei motori di ricerca sono un po' cambiati. Diciamo che se avessimo fatto questa ricerca già dalla prima settimana di settembre, avremmo avuto una lista, tenetevi forte, di tutti i web server Apache ampiamente vulnerabili. Questa cosa vi dovrebbe sconvolgere, quindi penso che il vostro silenzio sia il risultato di questo sconvolgimento. Detto questo, siccome i motori di ricerca hanno appunto cambiato metodologie di indicizzazione perché sono più votati a premiare la qualità dei contenuti, allora ovviamente per una questione di votare alla qualità dei contenuti si dà maggiore priorità a quelle che sono magari le guide per evitare attacchi del genere. C'è qualche motore di ricerca che magari funziona ancora con questa stringa, con quel motore di ricerca strano con la G maiuscola magari dovete andare con qualche pagina più in fondo. Allora, siamo arrivati al nostro caso studio. Allora, quindi, come vi dicevo, viene visualizzato quindi un elenco di sistemi che utilizzano l'installazione di default del server web Apache. Allora, adesso l'attacker conosce il server web, che è quello che voleva, e il nome di dominio associato. A lui cosa interessa? Interessa l'indirizzo IP corrispondente. E in che modo se lo vuole procurare? Apre il suo terminale e ha davanti a sé due strumenti. O usa host o usa Tor Resolve. In questo caso studio, abbiamo utilizzato Tor Resolve per il semplice fatto che Tor Resolve fa parte del pacchetto, è un programma che fa parte del pacchetto Tor e giustamente funziona in anonimato. Quindi appunto, volendo rispettare lo step numero uno, si decide quindi di utilizzare questo comando. Adesso inizia la fase interessante, che è appunto quella del footprinting. L'attacker quindi passa ad analizzare il bersaglio tramite una scansione. Che cosa sceglie? Sceglie di utilizzare proxy chains assieme a NMAP, che è lo strumento che abbiamo visto prima, lo Swiss Army, l'arma definitiva. Proxy chain fa sempre parte del pacchetto Tor ed è un programma il cui compito è quello di forzare tutti gli argomenti che noi gli passiamo, sempre all'interno della stringa data da terminale, li forza a passare sotto la rete Tor. Quindi li forza ad essere anonimi. La sintassi è molto semplice, indipendentemente dalla lunghezza della stringa che io ho riportato qui come caso studio. Proxy chain, nome del programma che stiamo utilizzando, quindi in questo caso NMAP, una lista di opzioni, dopo vi dirò qual è la più interessante, il numero di porte sulle quali l'attacker decide praticamente di fissare la sua attenzione, indirizzo IP di esempio che è 10.10.10.100, ovviamente potrebbe essere anche un altro indirizzo IP. Tra le opzioni interessanti, ovviamente per quanto riguarda le opzioni e l'utilizzo di un programma, così come per tutti i comandi GNU Linux, vi consiglio di vedere il manuale, quindi da terminale, man, nome comando. C'è sicuramente meno sv, che è quella che interessa al nostro attacker nel nostro caso studio. Perché meno sv? Perché meno sv visualizza i servizi attivi e le loro versioni. Badate bene a questa cosa, i servizi attivi e le loro versioni. Adesso capite il perché questa cosa ci interessa. Le prime cose che riuscite a notare all'interno di questo listato, qual è? Che ci sono delle porte chiuse, ad accesso negato, delle porte invece dove abbiamo ampio ingresso, e successivamente, facendo una scansione, abbiamo praticamente una lista di porte chiuse o aperte. In questo caso, appunto il nostro caso studio, Apache HTTPD, che è appunto il server web, lavora sulla porta 80 ed è aperto, proprio quello che interessava all'attacker in questione. Potrebbe sembrare poco quello che abbiamo visto prima, però sappiate che, vabbè, a parte il fatto che queste informazioni sono comunque molto scremate perché il listato è molto più lungo, però abbiamo in questo punto una miniera di informazioni. L'altro step successivo è che l'attacker quindi si concentra sulle specifiche vulnerabilità. A lui interessa sfruttare Apache perché è partito con quell'intenzione. Deve sfruttare la vulnerabilità di Apache e su quella deve lavorare. Quindi come procede? Procede con l'identificazione della versione in uso e sceglie sempre la sua arma definitiva con la quale lavorare. Quindi o sceglie Netcat o sceglie Proxy Chain con Netcat. L'abbiamo visto prima, Proxy Chain serve a forzare la connessione in maniera anonima oppure usa Socat. In questo caso abbiamo utilizzato Socat perché Socat ha la particolarità di creare un server proxy con standard SOX. Con questo che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che praticamente stiamo mandando pacchetti TCP alla nostra vittima e lavoriamo sulla porta 9050.
Dalla scansione fatta, perché poi successivamente utilizziamo Netcat, NC, indirizzo IP trovato, numero di porta, abbiamo delle informazioni piuttosto interessanti. Vi consiglio di soffermarvi sulla terza riga, server Apache 1.3.19, stiamo lavorando su SUSE Linux,